Do un incontro di K1 Thai Box, diciamo subito che il K1 non è una vera e propria disciplina, è un circuito nato in Giappone dove però ha diverse varianti, quindi abbiamo l'originale dove c'è solo una ginocchiata in clinch, abbiamo alcuni circuiti che fanno 3 ginocchiate, alcuni fanno 5 secondi, quindi diciamo che non è una vera e propria disciplina, però diciamo che mette insieme diversi stili di combattimento. Infatti questi due ragazzi qua si Ce ne, erano. fra l'altro parliamo, entriamo subito nel vivo perché Sì, vedo già un incontro incontro, molto, molto deciso. vediamo il maghrebino Ayoub Lafnouch che parte subito all'attacco, anche perché, come stavo dicendo, questi due atleti si sono già incontrati in un'altra disciplina che è l'MMA, e in quell'occasione aveva avuto la meglio l'atleta che vediamo qui all'angolo rosso, Johnny Rifici del Team Coppa di Milano, che adesso a seguito di una ginocchiata al viso perde sangue dal naso. Ma Ayoub è partito veramente forte, essendo una rivincita, anche se in un altro sport, diciamo che vuole portare subito a casa la vittoria. Cosa succede quando si vede del sangue durante il match? Ma Si allora, interrompe? diciamo che sì, l'incontro viene interrotto e inizialmente viene fatto pulire dall'angolo. Nel caso in cui il sangue continui copiosamente ad uscire dal naso, allora a quel punto lì ci può essere l'intervento del medico. Vediamo ancora Ayoub partire molto aggressivo. Sta lavorando maggiormente con le ginocchiate, altra ginocchiata saltata di Ayoub. Sì, forse è più propenso all'MMA l'altro atleta Sì, perché eccola qua, cos'è oh, successo? high kick alla tempia destra di Johnny, che accusa il colpo e viene immediatamente fermato. Ecco, il conteggio generalmente va fino al 10, però in questi casi, quando un atleta cade privo di senso, quando cade in avanti, il match viene fermato Ecco, cosa si immediatamente. va a valutare in questi casi? A parte l'adrenalina in eccesso che bisognava tirar Sì, no, fuori. diciamo che, ripeto, essendo stata una rivincita, io credo che Ayoub abbia voluto subito portare a casa il match. In questo caso il match termina per KO, quindi vince naturalmente l'atleta all'angolo blu, Ayoub Lafnouch. Perché, diciamo, hai valutato che non potesse proseguire. Sì, assolutamente, questi sono colpi veramente pericolosi e, ripeto, la prima regola per un arbitro è quella di salvaguardare l'integrità fisica di un atleta, quindi in questo caso l'atleta era caduto rovinosamente al tappeto e quindi non aveva senso continuare un incontro dopo un colpo del genere. Complimenti ancora ad Ayoub e del suo maestro Luca De Carolis. Adesso Quanto tempo dovremmo fare, prima? scusami, l'ultima Sì. cosa Gianluca, dovremmo anche riuscire a fare la bella perché adesso siamo 1-1, in MMA aveva vinto Johnny, Ecco, rivincita. quanto tempo prima c'era stato il match di MMA?